La moglie dorme con la testa di là e io dormo con la testa. Questi sono gli spazi. Questi sono gli spazi e basta. Non c'è altro. Vivere oggi in questo camper per Calogero e Franca è solo l'ultimo atto della loro disperazione. Meno di un mese fa, i due pensionati, spinti dalla necessità di una casa, hanno trovato la forza di occuparne una. Un sogno finito il mattino seguente, quando sono stati fatti sgomberare. Si rimane in mezzo di strada e era sfondato. Calogero ha quasi 83 anni. Con il furgoncino con cui tenta di lavorare, ci porta alla casa che, un anno fa, lui e la moglie Franca sono stati costretti a vendere. Le spese erano insostenibili. Con noi ricorda com'era avere una casa. Questa è la camera, che era bellissima la camera. La camerina, c'è la cucina piccolina e c'è la sala dalla parte di là, non grande. Franca è malata e Calogero è invalido. Le loro pensioni arrivano complessivamente a poco più di 900 euro al mese. Il camper, in questo parcheggio, vicino ad un raccordo stradale a Livorno, non si può chiamare casa. È impossibile, impossibile, impossibile. Calogero ha cercato di dare un tetto alla moglie. Ha occupato un piccolo appartamento. Ma questa dolorosa scelta è durata meno di 24 ore. Ho comprato un materasso e ho comprato le reti, 100 euro tutte e due. L'ho caricata sul furgone. Andiamo a sfondare. Oh, a questo punto si rischia. E siamo andati la sera a sfondarla. Poi la mattina sono ritornati con la banda, chiamiamo la banda. Di guardia municipale, mi è toccato venire via di volato. Quindi lei su un letto, diciamo vero, è riuscito a dormire insieme a sua moglie per una notte soltanto? Una notte soltanto. Ma serve una casa e basta. Una casa e basta. Solo una casa e basta.